Filippo Guccione, esterno di centrocampo trequartista, società Vigasio. Giovanni Guccione, attaccante Adriese. La mia squadra preferita è l'Inter e purtroppo mi tocca vivere di ricordi. Squadra che tifo è l'unica squadra di Milano, l'Inter. Ho scelto di giocare la partita coi Blancos, cioè più di aver scelto è proprio uno stile di vita qua bergantinese. E i Blancos siamo dei ragazzi forse un po' più giovani degli Orange che ogni estate ci troviamo due volte a settimana sempre, e martedì e venerdì, a giocare in campo sportivo e da due anni a questa parte, forse tre, e mettiamo in piedi il Boxing Day il 26 dicembre. È una partita molto tesa fra di noi perché è un po' la partita del paese e che quest'anno ho visto trionfare per la seconda volta di fila i miei Blancos. Ho scelto di essere Orange perché non è la persona che sceglie di essere Orange, ma è l'Orange, l'essere Orange che sceglie una persona, e fin dal primo momento in cui entri in campo a Bergantino sai già da che parte schierarti. Insomma, gli Orange sono i più umili, gli operai, insomma, quelli proprio a terra, e invece i Blancos dall'altra parte sono, diciamo, i più forti, i più fenomeni, diciamo. Noi ci reputiamo umili e io sono il capitano di questa squadra e fiero di essere capitano Orange. Il mio colpo migliore penso che sia il dribbling. Il mio colpo migliore è la velocità, senza dubbio, insomma, penso di essere un giocatore abbastanza veloce. Il colpo migliore di Giovanni è sicuramente la sua duttilità e poi, insomma, per un difensore è duro marcarlo perché fa 3.000 tagli a partita. Il colpo migliore di mio fratello per me ne ha molti, però se devo dirne uno è il tiro a giro col mancino che ha, che è veramente pericoloso. Allora, un pregio di mio fratello è sicuramente la generosità. Invece un difetto è che se la prende sempre con troppo poco. Un pregio e difetto, potrei dirti la stessa cosa per tutte e due. Io dico la testa, che può essere un pregio perché in campo ha una visione di gioco che secondo me pochi giocatori hanno. E difetto la testa perché ha una testa che a volte dura più del muro. Sicuramente un regalo che vorrei fare alla mia squadra è riuscire a portarla nelle categorie che merita e speriamo che il 2016 sia l'anno buono per noi. Regali potrei farne tanti, diciamo che prima di tutto potrei segnare molto di più perché insomma quest'anno sono partito non benissimo, però insomma con l'anno nuovo sono tanti buoni propositi. Diciamo che sarebbe bello fare il gol che porta a non voglio dire cosa. La cosa che mi fa più rovere il mio fratello è sicuramente risalente a quest'anno. Perché io non sono uno che fa tanti gol e quest'anno ogni volta che segnavo io mandavo subito un messaggio a lui per chiedergli cosa aveva fatto in campionato, e una volta ha fatto doppietta, una volta ha fatto gol, e quindi insomma non riesco mai a superarlo. Cosa mi fa arrabbiare di mio fratello? Diciamo che abbiamo giocato contro 20 giorni fa col Vigasio e devo dire che la sua abilità di farmi rosicare è stata molto molto grande, la sua qualità, insomma, diciamo che riesce a far rosicare le persone molto bene. Sicuramente il piatto preferito è la pizza. Il piatto preferito, mia mamma del sud fa mille cose che sono buone, però uno su tutti la pizza che fa mia mamma per me è imbattibile. La mia migliore partita è stato l'esordio nei professionisti 3 anni fa con il Casale Monferrato, Casale Milazzo. La mia migliore partita, beh, per me è stata la prima partita l'anno scorso con l'Abano. Abbiamo giocato contro il Jolly Montemurlo a Chioggia, tra l'altro è stato il mio esordio, no, esordio in Serie D, no, è stato il mio primo gol in Serie D, e è una partita che tengo molto dentro di me, ci tengo a questa partita. Il gol più bello che ho segnato e sicuramente il più importante è... i due più importanti, diciamo, sono la doppietta e... che ho fatto contro Castiglione con in Casale Castiglione il primo anno di professionisti. Il gol più bello che ho segnato è stato 2 anni fa a Rovigo, tra l'altro contro il Vigasio, squadra adesso mio fratello. È stato un tiro da tre quarti campo defilato, l'ho messo sotto l'incrocio, insomma è stato un bel gol, proprio un gol che ricordo proprio con molto piacere.
il giocatore con cui ho giocato insieme più forte è sicuramente Emanuele Berrettoni, e ai tempi del Bassano, e un giocatore assolutamente di categoria superiore. Il giocatore più forte che più mi ha impressionato di tutti è senza dubbio Angelo Iorio, con cui ci ho giocato l'anno scorso per 6 mesi, però oltre ad essere una gran persona è veramente il giocatore che più mi ha impressionato per le qualità, per tutte le doti che aveva. Sicuramente il mister che mi ha formato di più in questi anni calcistici è sicuramente Simone Boron, anche se il mister più completo in assoluto che ho avuto è sicuramente mister Petrone ai tempi di Che mi è Bassano. rimasto nel cuore, non posso non nominare il mister che mi ha fatto fare 20 gol in eccellenza, ha fatto vincere il titolo di capocannoniere, Ricci, perché insomma ha capito le mie caratteristiche e mi chiedeva di far quello, nient'altro insomma. Poi ovvio ho avuto anche dei mister molto preparati, quale Soave l'anno scorso, che per me era anche un altro gran mister, ma anche Cavallari che adesso allena, mi allena, insomma per me sono mister molto preparati. Il mio cantante preferito è Ligabue. Cantante preferito Jovanotti, insomma, quando riesco con la ragazza andiamo sempre a vederlo a Milano, da qualsiasi parte, insomma, perché comunque ci piace molto e mi piace molto. Un augurio a tutto lo staff di Veneto Gol e che sia un buon anno a tutti voi. Saluti, saluto tutti i miei compagni di squadra e niente, faccio gli auguri a tutti e un buon anno.